L'apertura della Porta Santa all'ospedale Santa Croce di Fano è stato un evento giubilare molto apprezzato e partecipato, voluta dal vescovo Armando Trasarti, ha pienamente convinto e soddisfatto tutti. Sotto un sole d'aprile, già caldo, il giubileo si è aperto con un breve pellegrinaggio lungo il viale interno dell'ospedale. In testa la banda Città di Fano, poi diaconi, sacerdoti, vescovo, molti ammalati con lo stendardo dell'Unità Alsimarche e tantissimi fedeli. Durante il percorso il corteo si è fermato due volte per ascoltare alcune brevi riflessioni di padre Gianfranco, agostiniano e parroco della chiesa di San Giuseppe al Porto, e padre Marzio, nuovo ministro provinciale dei Cappuccini delle Marche. Dopo il passaggio della porta feriale, quella che viene attraversata ogni giorno da centinaia di persone con animi e sentimenti dei più svariati, l'apertura della Porta Santa, il grande cancello in ferro solitamente chiuso durante tutto l'anno. Ad attraversare la Porta Santa, un migliaio di persone, tra loro anche medici, infermieri, personale dell'azienda ospedaliera e il direttore generale Maria Capalbo. Tra gli amministratori locali diversi sindaci, tra cui quello di Fano Massimo Seri, con il gonfalone della città. Assente, benché rientrato da qualche ora da un viaggio in Cina, il presidente della regione Luca Ceriscioli. E poi numerosi rappresentanti delle forze dell'ordine. La Porta Santa non è solo questa, ha detto Trasarti. Ricordatevi, cari amici, fratelli e sorelle, che quella è Porta Santa. Visitare, sostenere i deboli e i malati. In un luogo dove i sentimenti di speranza e rassegnazione, gioia e dolore si mescolano continuamente, il vescovo ha voluto rassicurare tutti sulla sua preghiera personale. Invocando la materna protezione di Maria Santissima, la salus infirmorum, la salute degli infermi, e con la benedizione che di cuore imparto a voi qui presenti, a quanti collaborano con voi nelle rispettive sedi e a tutti i vostri cari. I ringraziamenti di rito li ha fatti Don Marco Polverari, cappellano dell'ospedale, che ha curato nei minimi particolari ogni aspetto organizzativo di questo giubileo e prima di salutare ha fatto questa richiesta al vescovo. Prima di sciogliere questa assemblea, rientrando, trasferisca tutte le prerogative contenute, connesse e derivate dall'anno giubilare alla porta della nostra cappella. Concesso. Tutti contenti.